Insomma, mettiti a favore di luce. Come, dove siamo? Perché siamo qua? Allora, siamo a Roma Eur, veniamo da via Lucca 12, praticamente zona Piazza Bologna. Siamo qui a festeggiare il solstizio d'estate, San Giovanni Battista, Superluna, sciopero ATAC e compiere l'ultimo atto poetico prima del grande cambiamento che ci condurrà a me ad Albione, a te in Iran e forse a Leonardo verso il nuovissimo occidente. E come continuerà la serata da Roma, Roma Euro? Beh, adesso verso le 4 prenderemo la macchina, ci dirigeremo verso Ostia e vedremo l'alba che non c'è a Ostia. Probabilmente è al solito squallidissimo posto dove siamo sempre andati finora. Diamo un attimo la panoramica dell'Euro. Una bella colazione, Andrea? Eh sì, facciamo una colazione. Una bella colazione e poi torniamo con la metro. Ecco, com'è l'Euro di notte, ragazzi? Bello, bello. Noi già ci eravamo stati, però. C'è un video anche. I telespettatori conoscono ce già. Lo ricordo, sì. Eravamo là, cioè, più o meno. No, là. Eravamo seduti là. Sì. Quando l'alba arrivò a occidente. Te Arcadi, vuoi... Leo può far scivolare. Leo può far scivolare? Ah, è scivolato. Camminiamo, sì. Sì. Siamo arrivati alla macchina. Non ti si vede, non siamo stanchi. Se non sei a favore di luce, eh? 4.32, dai, il sole tramonta tra un'oretta, penso che siamo in tempissimo. Sorge, non tramonta, è lapsus perché non lo vedi mai. Per noi viaggiatori ormai il tempo è molto relativo. Quindi tramonta, sorge. Poi... abbiamo andato a casa questa. Insomma andiamo verso ovest a vedere l'alba, ragazzi. Sì, verso ovest a vedere l'alba. Pronti? A tra poco. Meraviglia, eh? Oh, siamo vivi, dai. Mancano 20 minuti all'alba circa. Cioè, sorto la mezz'ora. Come il giorno io? Mancano 20 minuti all'alba, sembra mezzogiorno in camera. C'è anche il sole lassù. Cioè, guarda, qua è il giorno. Sì. Mancano 15 ore al tramonto. Bello? Beh. Ma se dice Google a che ora diceva, scusa? 5.35. E sono le? Ci ha detto 5.36. Però il giorno, Google si sbaglia. Vabbè, cioè quando c'è la balletta io intendo. Ah, loro intendono quando spunta. Eh sì, il tramonto è quando non c'è più la balletta. Certo, non certo. Quando comincia. La luce, o smette la luce, certo, certo. Oh, finisce così, una nottata piena di stenti, eh. Beh, Arcadi oggi ha dato il meglio di sé, come tutte le volte. Perché ha espresso le sue opinioni sulla Divina Commedia, ha trovato le incongruenze tra l'inferno e il paradiso, eh? Come non trovarle? Poi abbiamo scoperto che ha dei problemi così alla parte cervicale, non riesce a tenere il collo dritto, tocca prima morbido. Così. Niente, poi ha questa risata che gli impone una paresi sul settore frontale, vedi? È un momento dell'oro. Come se avessi fatto il piano malefico dell'anno, no? Mi è passato una maglietta di dubbia provenienza. E come to why you are.
basta venire al mare. Come dicevo nell'ultimo video, la luna è l'unica cosa importante. Lo dicevo con molti più capelli, però. Com'è l'alba? Ancora dobbiamo vedere, Dario, mancano. Come l'alba al mare. Però è suggestivo perché è un orario non ben indefinito, non ci sono quei colori del tramonto tutto sull'arancione, è tutto molto sul blu, quindi forse la mia vera dimensione è là. È l'alba, come dice Battiato. Rotto tempo.